Ed ecco qui il video utility in cui vi spieghiamo come muovervi a Bruxelles con i mezzi. Una volta arrivati all'aeroporto Zaventem di Bruxelles, che è quello più vicino al centro, Sì. sappiate che non potete fare la Bruxelles card, Esatto. perché la si può fare soltanto in pochi posti in centro città. Va Ok, bene. questa informazione potrebbe sfuggirvi e arrivate impreparati all'aeroporto, dopodiché vi toccherà fare il biglietto singolo. Infatti, sebbene la Bruxelles Card copra tutti i mezzi di trasporto, oltre che i vari musei e quant'altro, compreso quindi il trasporto dall'aeroporto al centro, appunto nel caso voi non l'aveste fatta preventivamente online, potreste trovarvi a dover rivalutare i vostri piani della giornata in quanto il suo costo potrebbe non valerne più. Sì, non, la convenienza di farla, insomma. Esatto, potrebbe non valere più la convenienza di farla. Se vi ricordate, vi abbiamo spiegato come facciamo noi a valutare o meno se fare le card. Semplicemente prendete i costi di quello che volete fare, una stima dei mezzi, se non il costo preciso utilizzando Google Maps, e il costo della carta. Quando vedete i due totali, decidete se vale o no farla. Nel nostro caso si trattava poco proprio di pochi euro, e avendo dovuto fare il biglietto del trasporto dall'aeroporto al centro, abbiamo perso la convenienza, quindi non l'abbiamo fatta. Esattamente, anche perché voi pensate che il primo giorno che arrivate, probabilmente, come nel nostro caso, avrete soltanto mezza giornata a disposizione, perché tra la mezza giornata che andate via per volo e quant'altro, ora che Esatto. arrivate in hotel, fate il check-in, insomma, e E poi poi partite uscite. finalmente. I musei chiudono intorno Sì, alle in Belgio intorno alle 5, 5. 6, Sì, qualcuno molto al massimo. presto. Quindi fate il conto delle ore di quante cose effettivamente potete visitare e quanto potete utilizzare poi quella Brussels Card. Di conseguenza, magari a questo punto, se dovete pure fare il biglietto del bus A o dal treno che parte. dall'aereo all'aeroporto vi porta al centro a parte, probabilmente vi conviene magari farla il giorno dopo. Esatto. Detto questo, potete valutare anche un'alternativa, ovvero per quanto riguarda esclusivamente i mezzi, avete la possibilità sia di fare il biglietto che dall'aeroporto vi porta al centro città, oppure fare un biglietto giornaliero, una sorta di abbonamento giornaliero dei mezzi, che vi costerà 7,50 euro e comprende sia il trasferimento dall'aeroporto, ma anche poi tutti i mezzi Di superficie di non. superficie non che potete utilizzare all'interno della città. Questo biglietto ha valenza 24 ore dal momento in cui obliterate la prima volta. Quindi Quindi se obliterate alle 4 di pomeriggio, durerà fino alle 4 di pomeriggio del del giorno giorno dopo. successivo. Quindi è anche un po' più comodo rispetto ad alcuni abbonamenti 24 ore che invece scadono alla Che mezzanotte vanno del esatto con la giorno. giornata. Queste sono le macchinette alle quali potrete fare sia il biglietto singolo dell'autobus che vi porta dall'aeroporto al centro, sia appunto l'abbonamento giornaliero di cui vi parlava prima Ruben. Solo la tratta di trasporto dall'aeroporto al centro vi costerà 4,50 euro, quindi in totale 9 euro andata e Ed ritorno. è per questo che vi consigliamo appunto di valutare Sì. l'opzione abbonamento 24 ore. È il mezzo che vi costerà di più in quanto singola tratta. Tutti gli altri per un'unica tratta vi costano 2,10 euro, quindi la metropolitana 2,10 euro, l'autobus 2,10 euro, eccetera. Esatto, anche se dovete fare una sola fermata, Sì. voi pagherete come biglietto singolo per qualsiasi mezzo 2,10 euro. Quindi valutate molto l'impatto delle spese singole rispetto a quelle di un abbonamento 24 ore. Per quanto riguarda invece i biglietti del treno per spostarvi da Bruxelles a una delle altre città, vi facciamo vedere la procedura. Si tratta di una cosa veramente molto semplice, seguite, le indicazioni della macchinetta in lingua inglese. In questo video state vedendo la procedura che abbiamo fatto per prendere il biglietto standard per andare ad Anversa. Nel caso in cui invece viaggiaste in altri giorni, ci sono delle alternative molto interessanti che vi raccontiamo in loco. Allora, piccolo consiglio. Sì. Se come noi farete base a Bruxelles per un po' di giorni e volete visitare le altre città delle Fiandre, come ad esempio Bruges, Ghent, Ghent, esatto. Anversa, sappiate che nel weekend si viaggia a metà prezzo, ovvero esiste un biglietto che si chiama Weekend Ticket, lo potete fare sia alle biglietterie sia Alle alle macchinette macchinette senza alcun tipo di automatiche. problema. Attenzione che si paga solo con le carte o Esatto. con la moneta, non con i soldi di carta, Alcune neanche la moneta. alcune neanche la moneta.
Comunque seguite tutta la procedura ovviamente in inglese e potete viaggiare appunto a metà prezzo. Esatto. Per cui piccolo consiglio, anche se ovviamente è deducibile da quello che abbiamo detto, se per dire avete in mente di fare queste tappe qua, calcolate ovviamente quelle più distanti che costano di più in modo tale da ottimizzare i costi. Noi per esempio avevamo fatto sabato siamo stati a Bruges e domenica siamo stati oggi ad Anversa, a Ghent, e oggi a Ghent, sono un po' fuso. Domani andiamo ad Anversa, che è quella che costa meno tra queste tre. Esatto. E quindi ottimizzate un po' i costi. That's all folks. Vi lasceremo un video dimostrativo con su, diciamo, le operazioni per procedere con l'acquisto del biglietto. Sì, noi vi consigliamo di farlo tipo la sera prima del giorno in cui andate, perché almeno idea. Non trovate tanta coda. Noi non abbiamo mai trovato coda, abbiamo sempre fatto verso 8-9 di sera, tanto la stazione è sempre aperta. Esatto, anche alla di macchinetta, sabato sera. Così con tutta calma vi fate il biglietto, non avete la pressa, perdo il treno, eccetera. Esatto. Perché non dovete dare un orario. Il biglietto vale per qualsiasi treno che fa quella tratta lì. State attenti ai treni che prendete, potete tranquillamente vedere tutto sul sito che poi vi lasciamo in descrizione. Sì. Magari lo facciamo apparire anche. Va bene, insomma, adesso vediamo. E sul sito selezionate ovviamente stazione di partenza e d'arrivo, vi dà tutte le stazioni intermedie, tutte le fermate, vi dà il tipo, cioè tutti gli orari ovviamente, ma anche il tipo di treno che andrete a prendere. Quindi se prenderete carro merci, un treno, esatto, un intercity o un regionale. Fate attenzione alle tempistiche perché ovviamente cambiano a seconda del treno che prendete, proprio per la stessa tratta avete tempistiche che possono differire di 20 minuti, anche mezz'ora. Però il sito è abbastanza chiaro, quindi potete consultarlo. Esatto. Anche per sapere se dovete fare cambi, per sapere in quale binario passerà il treno in anticipo. Esattamente. Quindi anche se arrivate all'ultimo riuscite a prenderlo. Ok. Va bene, noi andiamo che qui è un casino oggi. Ciao.